Saluti mondo. Noi siamo anonimi. Siamo qui oggi per esprimere tutto il nostro disgusto verso una piattaforma che dovrebbe considerarsi un tranquillo social media per famiglie, libero dalla censura. Parliamo di Twitter. Purtroppo, come in molte altre piattaforme, non proprio così. Si è visto spesso tweet cancellati e account cancellati senza alcun motivo apparente. Ma questa non la nostra prima preoccupazione, nonostante sia un fatto gravissimo che teniamo sotto occhio costantemente. Parliamo di qualcosa di estremamente grave, parliamo di materiale pedopornografico che ogni giorno, in ogni minuto, viene pubblicato e ricondiviso da migliaia di account senza alcun controllo dai support di Twitter. È qui che nasce Operazione Caccia al Pedofilo e Operazione Sicurezza dei Bambini, che noi anonimi svolgiamo costantemente senza interruzioni, riuscendo a fare chiudere migliaia di account ogni mese. Non vi dico la frustrazione e lo schifo nel vedere tutti quegli abusi. Ultimamente abbiamo contattato Elon Musk, visto che è diventato il suo più grande azionista, innescando tra l'altro un balzo del 26% del titolo nel pre-trading di Wall Street, offrendo per giunta 41 miliardi di dollari per comprare Twitter, proprio pochi giorni dopo aver rifiutato un posto nel board del social media. A quanto pare il signor Musk è una persona estremamente attiva su Twitter e risponde attivamente alle persone nei vari post che pubblica. Abbiamo chiesto al signor Musk di essere la differenza, di essere giustizia e di aiutarci nell'eliminazione di queste piaghe. Siamo in attesa di risposta. Ma se dovesse ignorare i nostri messaggi, considereremo Elon Musk complice di divulgazione di materiale pedopornografico e Twitter una piattaforma non sicura da denunciare. In attesa di risposte e riscontri, vi auguriamo una splendida giornata serata. Noi siamo anonimi. Noi siamo legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettaci.